Voi non siete il dottor Morrison, cosa gli avete fatto? Parlate, maledetti, siete venuti qui per uccidermi, siete venuti qui per uccidermi! Vedete che ha la mano che trema in maniera visibile, però la pistola è armata e puntata contro di te. No. Ora, scusatemi, ora vi darò delle carte iniziativa, ma solo per sapere chi fa cosa e quando, non perché... Ok? Giusto per avere, perché questi, i prossimi 6 secondi sono... Certo. Devono essere sistemati in Importante. maniera ordinata. Ok, allora. Assi, KQ, Jack, Io sono 10. Jack. Io sono Ok, Jack. perfetto. Questa è la situazione. Tu hai sentito e hai intravisto dal tuo nascondiglio quest'uomo visibilmente scosso, visibilmente, cioè come si può dire, in una situazione poco felice che sta puntando questa pistola con mano tremante, contro Damien. Ritardo l'azione aspettando che qualcuno faccia qualcosa. Rimango nella mia posizione di furtività. Aspetta, vediamo un attimo se... Fammi un tiro di furtività e lui fa un tiro di percezione, giusto per capire quanto è. Ma è possibile che Mamma tutti i mia, tiri siano sempre 3 e 23 e 1, 1? veramente. Che Mi tanto. sembra impossibile. Abbiamo sfruttato Vediamo, tutta la nostra magari. fortuna nella missione precedente contro quel lupo Sì. mannaro. Siamo stanchi. Lui sembra essere completamente focalizzato, per quanto possa essere focalizzato su Damien. Non sembra assolutamente essersi reso conto di te. Ok. Jack, 10, 9, 8, 7. 8-8. Ok. No, vi posso garantire che non siamo una minaccia, dico alzando la mano, mostrandogli che ho tra le mani un bicchiere con un drink e un 8 di picche al momento. Se vi sedete, vi offro qualcosa da bere e parliamo. Fammi un tiro di persuasione, Damien. Vediamo quanto sei convincente col tuo aplomb, tipicamente... No, tipicamente cecoslovacco, no, però. Un Ah, la 4 ferita, con... c'è da togliere la ferita. Hai già tolto o c'è Sì. da togliere su quel Ah, tiro no, lì? già tolto, scusa. Ah, Non è perfetto. già tolto. Quindi sì, col dado del destino riesci a fare un successo. Vedi che appunto l'uomo adesso queste parole calme, diciamo, l'hanno un attimino riportato alla realtà. Vedi che lentamente abbassa la pistola, si guarda intorno, nota adesso che c'è anche Matt al lato, e vedi che si appoggia al podio e quasi crolla per terra, diciamo, è lì con la pistola lungo il fianco, è pesantemente appoggiato sul podio che ansima e si passa una mano sulla fronte. Sembra essere in uno stato di prostrazione nervosa notevole. Gli verso proprio un Possiamo cogliare, richiamare le carte. un po' di brandy. Grazie, grazie. Vedi che lo beve tutto d'un sorso e si rimette un attimo in piedi, sempre appoggiato al podio, ma comunque adesso dritto. Mi dispiace se aveste passato quello che ho passato io in quest'ultima settimana, in questi ultimi mesi, capireste perché reagendo così. Ma voi chi siete? Che fine ha fatto Morrison? Beh, ritengo non abbiamo modo di dirvelo al momento, ma siamo piuttosto interessati a sapere chi voleva fargli del male e esattamente per quale ragione. Inizio a Allora no. mescolarmi le carte in grembo, senza più guardarlo direttamente, guardando solo queste. Abbiamo mandato lui allora, ma allora deve essere successo qualcosa. E allora è in grave pericolo, forse è già morto. Vedi che comincia di nuovo ad avere le smanie, nel senso si agita. Vi prego, signori, vi prego. Per pietà, per tutto ciò che c'è di santo e giusto al mondo, vi prego, accompagnatemi a casa del mio amico Morrison. Ho bisogno di sapere che lui stia bene. Vi prego, vi spiegherò tutto per strada. Ma adesso non c'è tempo da perdere, potrebbe essere già troppo tardi per salvare la sua vita. Lancio un'occhiata agli altri. Io lo guardo e gli dico: sapete che questa stanza forse ad oggi è il posto più sicuro del mondo? Parlare di certe cose in carrozza
ci fa guadagnare qualche secondo, ma ci rende sicuramente più esposti. Sì, forse avete ragione, io non so. Da un'occhiata agli altri quando dico che le carrozze non sono poi così sicure, specialmente a Damian. Le carrozze londinesi non sono più quelle di una volta, posso testimoniare. Vedi che va verso il bar con passo malfermo, si versa un altro brandy, lo scola di nuovo. E sì, forse è il caso che ne parli con qualcuno, ma voi chi siete? Perché siete qui? Come avete fatto ad avere la tessera per entrare? Una fortuita serie di complesse coincidenze ci ha portato a essere qui al posto del vostro amico e essere anche assaliti al posto del vostro amico, quindi tutto sommato dovreste assaliti ringraziarci. Ma quindi hanno tentato di uccidere anche Donnelly e anche Morrison, a meno che un serpente non fosse un avvertimento, ma sì, suppongo di sì. Un serpente. Beh, scusatemi, dove ho lasciato le mie buone maniere. Io sono Clancy Donnelly, e vedi che ti tende la mano. Metto giù le carte con calma, con un gesto molto posato, e poi gli do la mano. Ma non mi presento. Piacere con la testa. Piacere mio. Sorrido. E nel frattempo io, okay, dalla mia posizione defilata, tiro fuori la mia fiala, la mia boccetta di morfina, la apro, una pesante siringa di vetro, e comincio ad armeggiare con questo, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Ma esco dal mio nascondiglio, comparendo dietro il balcone, facendolo un attimo trasalisce, sì. Dicendo: sì, non preoccupatevi di Matt, è uno particolare. Prendetemi un altro po' da bere, vi farà bene. Così disse la donna che compare dal nulla. Esatto. Prende la bottiglia e dà un'altra sorsata. Su, via, mi sembra che stia perdendo tempo. Aveva molta fretta qualche secondo fa. Sì. Ci dica. E tra l'altro, io sono ancora mascherata, oltretutto. Avete ragione, io non so più chi di fidarmi. Ormai probabilmente la mia vita è finita lo stesso, quindi tanto vale fidarmi di chi il caso mi ha mandato sulla mia strada. Come dicevo, io sono Clancy Donnelly, sono un ricco finanziere. Un anno fa il dottor Thomas Morrison è venuto da me cercando dei fondi per una sua spedizione archeologica in India. Mi aveva promesso che aveva trovato il luogo in cui un tempio, le rovine di un tempio colme di tesori preziosi, così tanti preziosi che avrebbero fatto impallidire anche la regina stessa. Io mi sono fatto convincere e l'ho finanziato, e sono anche andato insieme a lui in questa spedizione. Ed effettivamente il tempio era proprio lì dove aveva detto lui. Non potete immaginare la quantità di gemme, di ori, oggetti d'arte, ma la cosa più preziosa e più importante che siamo riusciti a trovare all'interno di quel tempio era la mano. Abbiamo trovato questa mano di proporzioni enormi, grande forse il triplo di una mano umana, nera come la notte, mummificata ma perfettamente conservata. Non era un fenomeno da baraccone o una contraffazione, era reale. Qualsiasi cosa fosse, abbiamo impacchettato tutto, abbiamo spedito tutto a Londra. Morrison era convinto di aver fatto una scoperta sensazionale, e anch'io effettivamente ero eccitato al pensiero di vendere questo e tanti altri oggetti trovati in questa spedizione al British Museum. Quando siamo tornati, Morrison ha cominciato a fare ricerche più approfondite sulla mano. Lui, anche se voi non mi crederete, ha, come posso dire, dei peculiari interessi. Ha sempre avuto una particolare predilezione per
la superstizione, l'occultismo, rituali magici, cose così. Ha cominciato a usare queste sue polveri, questi suoi incantesimi per fare dei test sulla mano, per capire se effettivamente era reale o meno. E che Dio mi perdoni, lo è. L'ho vista muoversi. Ha mosso un dito in mia presenza. E allora a quel punto ci siamo resi conto di avere a che fare con qualcosa di veramente, veramente prezioso. Morrison ci ha chiesto ancora del tempo per poter finire di analizzare con calma la mano, mentre io e gli altri membri della spedizione abbiamo iniziato a vendere il resto degli oggetti d'arte. Poi le uccisioni sono cominciate. Negli ultimi 5 mesi ogni singolo membro della spedizione, a parte me e Morrison, è morto. Mortimer e O'Dowell sono stati schiacciati a morte come da un serpente colossale. Forbes è stato trovato strangolato. Davenport pugnalato a morte. E Samuelson è stato trovato giusto ieri, morto nella sua stanza, apparentemente come? Ucciso da un veleno di un potente serpente. Io quindi farei ricontrollare quella ferita, quasi quasi. Più tardi. Serpente. E questo, e questo è qua. Vi prego adesso, dov'è accompagnatemi adesso? A casa di Morrison. Adesso capite perché è così importante, che bisogna andare a sincerarsi che il dottor Morrison stia ancora bene, e che soprattutto che l'artefatto, qualsiasi cosa sia, sia ancora lì. Io non so più che cosa fare. Davvero, vi prego, aiutatemi. Posso pagarvi? Sono un uomo ricco. Sicuramente possiamo assicurarvi che il pericolo non è nulla di sovrannaturale. Mi ricordo che aveva l'aspetto particolarmente umano l'uomo che ha gettato un serpente nella nostra carrozza, pensando che ci fosse Morrison all'interno. Quindi probabilmente qualche indiano che non ha gradito il vostro interessamento ai preziosi. Quindi su via, passiamo all'azione. Damian, mi sembra una buona idea. Nel detto il fatto, tiro fuori però un taccuino e inizio a scrivere rapidamente. Ok. Dove si trova la casa del dottore? La casa del dottore non è molto distante da qui. È in Hagerlo Street 39. Presto, facciamo presto, non c'è molto tempo. Faccio due conti a mente se riusciamo a raggiungerla a piedi in un tempo ragionevole, no, senza dover chiamare. No. No, dobbiamo sempre una carrozza per forza. Anche perché io, tra l'altro, ho un passo estremamente limitato, considerata la gamba. Mm-hmm. Diciamo che anche il Donnelly non sembra essere proprio nella più smagliante forma fisica per una corsa a Londra di notte, quindi probabilmente la carrozza è la vostra migliore soluzione. Quindi mi aiuterete? Sì, diciamo che sicuramente verremo con voi. Grazie. Vedi che va verso la porta, quella da cui siete entrati, e comincia a bussare. Tan, 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 tan. Dopo alcuni istanti sentite clic, clic, e la porta si apre e c'è James, impassibile come sempre, con già in mano i vostri cappotti. Sul tavolino accanto all'ingresso ci sono le due armi. I signori vanno via o gli devo chiamare una carrozza? Una carrozza, James, per cortesia. Subito, signore. Vedi che schiocca le dita, uno degli altri valletti che adesso ci sono lì nella stanza, che stanno sistemando, va fuori a chiamare una carrozza. Voi nel frattempo vi rivestite tutti quanti, riprendete le vostre proprietà, e se non avete nient'altro da fare all'interno, la carrozza è fuori che vi aspetta. Ok. Mentre aspettiamo la carrozza, compro un po' di tabacco, perché solitamente un buon club ne ha da vendere di qualità. Vedi che è irrinunciabile l'occasione. James, certo signore, ma non c'è bisogno che paghi. E vedi che ti dà una generosa presa di tabacco nel suo bel pacchettino di cartone col simbolo, col logo del Chimera Club. Annuisco, la giornata migliora. Nessuno di noi è di Londra, vero? No. Nessuno la conosce bene da dire, no. Ok. Diciamo che quello che la conosce relativamente, cioè Mimì la conosce pochissimo.
perché comunque è quasi la prima volta che viene a Londra, perché lei comunque, essendo da Parigi, la prima missione era in Francia, quindi si è andata direttamente lì. Voi due invece, essendo arrivati da altre parti del mondo e dell'Europa, prima siete arrivati a Londra e poi siete stati spediti a, in Francia. Sì, sì, ma diciamo non la conosciamo in modo da conoscere vicoli o cose del genere, quindi non... No. Ok, pensavo fare uno scambio di carrozze, ma sicuramente non ho le conoscenze per farlo. Puoi provarci, ma... No, no, ma... Cioè, del tipo, capito, cercare un vicolo in modo da fermarne, da chiamarne due, metterne una da una parte, arrivare con una e fare il cambio in un vicolo abbastanza... buio e stretto da riuscire a farlo, ma diciamo serve uno del posto per avere la lucidità di farlo, quindi non... Possibilmente perderesti più tempo di quello che... Sì, sì, ma infatti non... No, no, non... mi viene questa idea, ma non sono le condizioni di metterla in pratica, e quindi semplicemente mi guarderò bene le spalle quando sono sulla carrozza, che nessuno ci segua. Ok. Allora, vi sistemate sulla carrozza Morrison. Donnelly dà l'indirizzo di casa di Morrison al cocchiere, che parte al galoppo. Sentite con la coda dell'orecchio che Donnelly ha promesso al cocchiere una cifra astronomica, tipo 5 guinee, che sono lo stipendio annuale di un cocchiere, e quindi il cocchiere sta frustando i cavalli come se ne andasse della sua vita. All'incirca 10-15 minuti di viaggio abbastanza movimentato per le strade deserte di Londra, arrivate nel quartiere in cui si trova la casa di Morrison. È un quartiere residenziale con delle villette eleganti, con il giardino, e vi fermate appunto di fronte a questa casa, al 39 di Beverly Street. Donne li paga freneticamente il cocchiere e gli dice di aspettare per ogni evenienza e si precipita verso la porta della casa. Finché siamo in carrozza, io provo a fare una domanda diretta a Donnelly, perché proprio voglio vedere la sua reazione, no? E gli domando, ma cos'è che vi lega al dottor Morrison? Perché siete così preoccupato per lui? Beh, se morisse ne avreste di più per voi. Cos'è? Solo una sincera amicizia o dovete farvi perdonare qualcosa? E mi gusto proprio la sua reazione emotiva a questa mia frustata, per vedere come lui reagisce. Ma Morrison è l'unico... È l'unico che può capirci qualcosa di quella maledetta mano. Cosa credete, che non abbia pensato che quando non ci saranno più membri della spedizione vivi, non verranno anche per me, qualsiasi cosa stia uccidendo? Io sono il prossimo della lista, ne va della mia vita. E poi sì, Morrison è un mio caro amico. Siamo andati dall'altro lato del mondo assieme. Ma se c'è qualcuno che può risolvere questo problema, se c'è qualcuno che può capire cosa sta succedendo, perché tutte queste morti, perché veniamo perseguitati, quello è Morrison. Ti sembra abbastanza sincero. E effettivamente il fatto che abbia il tesoro tutto per sé, se poi stanno morendo tutti i membri della spedizione, nella sua testa è una cosa che capiterà anche a lui a breve. Sì, sì, vedo un ragionevole mix di egoismo e preoccupazione generale, che quindi ci sta. Ok, no, sembra volevo solo capire se era sincera la sua preoccupazione. Mimì si morde le labbra per il fatto di avere a cuore la sorte delle persone come lui, e soprattutto come Morrison, che in questo momento è in pericolo, stando a quanto dice Donnelly, e quindi sa che non appena si fermerà la carrozza e Donnelly correrà a casa di Morrison, Mimì lo seguirà di gran lena, correndo fortemente. Ok. Quindi, siete appunto arrivati, Donnelly si sta avviando con passo rapido verso la porta. E Mimì lo segue. Mimì lo segue, da vicino, se riesce. E io a quel punto sono estremamente preoccupato per Mimì, quindi faccio parte del terzetto di incursione anch'io. Io sono di malavoglia.
Damien scende con calma dalla carrozza, si accende una sigaretta. No, applicato, cammina, ma ha un passo ben differente da uomini in salute che si muovono con l'intento di... Come sempre, Damien, voi guardateci le spalle. E mi raccomando, le spalle, tenete alto quello sguardo, Mimì. Non mancherò. Arrivate di fronte alla porta, Donnelly comincia a bussare, tun 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 tun, Morrison, Morrison, apra Morrison, alzando anche abbastanza la voce. Posso spostarlo un attimo e sfondare la porta? Certo. Guardo questa sua intenzione e dico, dannazione Mimia, dove venite? E poi dicono che i barbari siamo noi americani. Aspetta, io intanto mi giro di spalle e ignoro completamente la scena. Perfetto. Focalizzandomi su tutti gli angoli che attorno. Un bell'attacco. Sì, in realtà io dovrei poter farne due, non sono sicuro, ma sì, sì, no, io sono un po' arrugginito sulle regole base di Savage World, quindi ok. Aspetta, io ti interrompo perché veramente mi sembra una cosa barbarica e mi paro davanti tentando di scassinarla al più. Sì. Quindi okay. Pugno a chi va, alla porta o a Matt? Alla porta. Alla okay. Porta e ho, se non sbaglio, un D4 in più ai danni anche. Sì, tira perché sai, studenti di arti marziali. Sì. Dovrebbe essere è già considerato, se tu vai nell'equipaggiamento ci dovrebbe essere alla voce attacchi armi da mischia, colpo senza armi. E anche quella è una macro che puoi tirare automaticamente. L'hai trovata? No. Aspetta. Skills equipment, devi andare su equipment, weapon. Hai la fionda e l'attacco senza armi. Ok, quindi vai. Tiro attacco senza armi. Wow, ok, perfetto. Quindi perché... proprio lo sposto con gentilezza, tipo lascia fare ai professionisti. Colpisci con forza la porta, vedi che si forma un avvallamento all'interno del legno, la porta geme sugli argini, non è più possibile aprirla con mezzi normali, ma ancora in piedi, anche se per poco. Mm-hmm. Io avevo già in mano i miei attrezzi da scasso. Lì, davanti con gli attrezzi da scasso, davanti a questa serratura che praticamente quasi esplosa fuori dall'alloggiamento. Ok, rinfodero tutto, guardo Mimì, prego. Maniere da signore. Faccio e allora finisco e mi allontano. Ok, finisco il lavoro e entro. Altro attacco? Sì, vabbè, ma non c'è neanche bisogno. Nel senso, era dai una spallata con sostanziosa e la porta, questa pesante porta d'ingresso praticamente precipita al suolo. Vedi che di fronte a voi la casa è completamente buia, c'è un ingresso con due porte a sinistra e due porte a destra e poi in fondo ci sono delle scale che vanno al piano superiore. Sembra che non ci sia nessuno, non avete visto né luci né sentito rumori dall'esterno. Vedi che Donnelly che dietro di voi scalpita per entrare, ma diciamo vi ha lasciato in questo momento il ok. L'iniziativa sulla faccenda. Arrivo anch'io con calma intanto e mi giro guardando un attimo la strada, voglio vedere se ci sono occhi di passanti apparenti o altro, o anche solo qualche carrozza in lontananza ferma in una posizione. Fammi un tiro di percezione, Damian, perché è una domanda interessante quella che mi hai fatto. Ma non c'è problema. Stasera... mi ricordo all'improvviso che sono miopi per mettere per stigmatico. Benny. Dai, che siamo Benny, dai. Fammi un ritiro. Basta. Dai, basta. Non puoi tirare solamente che tu e tre, dai. Facciamo un Benny. Dovrei cambiare mouse. Forse e soprattutto stai tirando 3 e 2 al meglio dei due dadi, cioè... No, non è possibile, ragazzi. Non posso fare di peggio. È un 2... Ma veramente? Ma c'è qualcosa che non va, raga, questa roba. Ok, beh, io guardando le porte guardo Mimì e gli faccio quella a destra o quella a sinistra? Quale preferisce?
Ma io cercherei di trovare qualcosa per accendere una luce, tipo una Beh, lampada dovrebbero esserci, d'olio o penso, le qualcosa luci a del genere. gas già integrate Sì, una nei muri. casa molto, molto ricca e molto ben Quindi fornita, penso quindi basta sì. aprire il rubinetto del gas e si alzano le luci. Sì, Dovrebbero essere sempre ok, accese a piccolo pilota, come dire, a momenti il gas e si accendono. trovare. Quindi cerco la manopola. Sì, fammi un tiro di Percezione. investigare, giusto per capire quanto tempo ci metti a trovare la manopola. Percezione va bene o investigare? Non è Perché non. investigare, perché stai proprio andando a tentoni dove più o meno dovrebbe essere, quindi è una roba che prende tempo, la trovi, ma bisogna vedere quanto tempo. Quindi aspetta che devo. Non ce l'ho pronto. Ah, Devo prendere. investigare non ce Sì. l'avevi pronto. Cioè, non investigare, quindi di 4 È mani. di 4 meno 2. Come faccio? Tirare un Allora, D4 ci deve essere da qualche parte nella tua scheda, sempre. skills. Unskilled. Beh, se no Eccolo tira qua. qualsiasi cosa che ha un D4, poi No, togliamo 2 a meno. ah, eccolo qua, All'inizio. lo qua. Più Ecco, esatto. Senza Jack Jack of all vuol. Ok. trades. Track. Mamma mia. Ok, io vedendo che qui stiamo perdendo troppo tempo, allora mi faccio avanti nella stanza totalmente buia. E penso che abbastanza da non essere più visto se non altro da Donnelly. E dico qualcosa come Mimì, tenete d'occhio il mio soprabito. E a quel punto mi trasformo nell'oscurità. Quindi sentite un respiro farsi profondo, poi un guaire, e quando sono trasformato nelle mie quattro zampe di lupo, comincio a fiutare l'aria e farmi, come dire, far leva sui miei sensi ferini per cominciare a Ok. muovermi nel buio di questa casa, e poi loro Allora, si arrangeranno ad accendere la perfetto. luce dopo. Allora io mi metto sulla porta per evitare che entri qui, Donnelly. Ok, tu nel frattempo Mimì sei riuscita a individuare dove si trova come si chiama? Sì, la manopola del gas. La manovra del gas, ma intanto vediamo cosa vuole fare Matt, che è comunque molto più rapido di te Sì. nell'agire. Sì, a quel punto io mi metto a Matt. investigare sfruttando i miei sensi di lupo, quindi praticamente basandomi sul fiuto e sulla mia vista, non badando più alla luce, cerco tracce, quindi vedo di capire se ci sono rumori, anche ascolto, e boh, se dietro le porte c'è qualcosa che si muove, se no mi butto su per le scale. Ok, Dimmi tu fammi un se è tiro di percezione o investigare. percezione. Fammi percezione per adesso, però ti Ok. do con un più 2 di bonus situazionale lupo. Là. 10. Perfetto. Ti rendi immediatamente conto, neanche finito, hai fatto in tempo a finire la trasformazione, che il piano terra non c'è nessuno e non c'è stato nessuno da tanto tempo. Le tracce, il tuo naso gli dice che c'è qualcuno ancora adesso al piano di sopra. Ok, comincio a guaire, neanche, non ringhiare, ma guaire come a dir qualcosa, però non posso ovviamente dirlo, e mi fiondo su lungo le scale, in modo che i miei amici sentano che sto prendendo le scale. Poi, appena fatti i Ok. primi scalini, mi faccio silenzioso, il più silenzioso possibile, per non dare ulteriore avviso a chi c'è al piano di sopra. Ok, voi cosa fate invece? Entro cercando di capire a cos'era esattamente riferito il suono e il movimento improvviso della creatura che era il nostro compagno fino a qualche istante fa. E cerco Scusami, anch'io di fare un po' più di luce comunque, se c'è modo. nota a Sì. margine, i miei compagni sanno di questa cosa, nel senso abbiamo Certo. avuto modo di conoscerci vicendevolmente, vero? Sì. Quindi, Sei stato ok. fondamentale nella cattura del lupo. Cosa c'è di meglio Ok. del lupo per catturare un altro lupo? No, no, appunto per non dargli Sì, scandalo, come no, dire. tutti sapete cosa possono fare tutti gli altri, Sì. siete ben coscienti delle vostre capacità. Ok, quindi tu Damian sei entrato anche tu, nel frattempo Mimì è riuscito a trovare l'interruttore e le luci lentamente del piano terra stanno tornando, Sì. diciamo. È illuminato, almeno il vestibolo in cui vi trovate è tutto illuminato. Queste quattro porte ai vostri lati sono chiuse e avete visto con la coda dell'occhio Matt in forma di lupo che correva su per le scale. Direi di entrare tutti, Donnelly compreso, di chiudere bene la porta, per quanto possibile. Se Che non si ormai può io chiudere più non perché esiste sta più, scala dei è cardini. proprio partita il caso. Sì, l'ho Sì, scardinata. l'ha buttata a terra, è divelta, è deformata senza ritorno. Sono stato Ah, che sentendo un donna, po' queste pesante. francesi! Ok,
Io cerco nel piano terra un ingresso secondario, cioè tipo un ingresso sul retro o una roba del genere, perché ho paura che dall'alto qualcuno possa scappare. Cioè dal piano okay. di sopra qualcuno possa scappare. Okay. Quindi ti porti dietro Donnelly o lo lasci andare su con gli altri? Perché lui adesso sembra essere completamente nelle vostre mani, si è reso conto che voi siete le persone molto più sì. preparate di lui. Afferro Donnelly e lo trascino con me sul se c'è un, c'è un retro. Sì, dietro la scala che sale su c'è un'altra piccola porticina che porta nelle cucine che sono collegate col resto della sala tramite dei, dei corridoi, diciamo, interni alle mura che sono per la servitù. Appena entri nelle cucine, anche loro sono lievemente illuminate, noti subito che esattamente di fronte alla porta d'ingresso c'è un'altra porticina d'ingresso che dà sull'esterno. Ok, lo trascino da quella parte perché ho paura che veda la trasformazione di Matt. E se ne spaventi. Ok. Ok. E qualcuno per favore si prenda cura del, del mio cappotto che già c'è lì nel, nella parte finale del lato. Ce l'ha, se lo dovrebbe avere Mimì. Ok. Sì, sì, ce l'ho io. Come anche tutte le tue armi. Infatti. Quando ti trasformi non si trasforma niente. Ecco. Sì, sì, infatti, quindi voi avete visto il mucchietto di vestiti praticamente quando avete acceso le luci. Sì, sì, tu l'hai detto a me, io l'ho preso. Perfetto, no, non avevo sentito feedback, quindi volevo... Sì, sì, sì. Ok. Ok, allora tu Matt sei salito lungo le scale, ti trovi in questo ampio corridoio dove ci sono da a destra tutta la parete coperta da dipinti di vari paesaggi o ritratti, mentre a sinistra ci sono tante teche su tante colonnine o tante mensole e ci sono un sacco di artefatti di varie culture antiche, reperti, vasi greci, resti di ossa di dinosauri, una specie di gabinetto delle curiosità del dottor Morrison. E vedi che il corridoio a un certo punto in fondo fa una curva verso destra e continua, ma tu non vedi più. E non ci sono porte, nel senso che a parte queste... su questo corridoio lungo no. Ok, perfetto. Io comunque continuo a basarmi come prima sul fiuto e sull'udito e tento di capire da dove venivano questi rumori senza badare tanto a quegli oggetti lì che già mi interesserebbero poco in forma umana, tanto meno in forma lupesca, perché ai miei sensi sono proprio cose abbastanza inutili. Esatto. Continui su comunque questo corridoio girando a destra e vedi appunto che il corridoio prosegue. Questa volta ci sono un altro corridoio che taglia il diciamo il corridoio una X una X un incrocio e da un lato e l'altro di questo incrocio ci sono due porte sullo stesso lato. Però appena giri l'angolo fiutando l'aria ti rendi subito conto che aspetta che qui c'è una persona che tenta di stare perfettamente immobile e come in agguato dietro quell'angolo. Risibile. Ok. Io mi metto in posta, si dice così, sostanzialmente, no? Come i cani quando puntano le cose. Con la zampetta alzata. non così, in maniera ridicola. Mi metto qui, in modo che quando i miei colleghi salgono dal... Diciamo che per quel che ne so io adesso, le scale sono solo quelle che ho percorso io. Sì. E quindi... questa persona sta aspettando che qualcuno vada oltre, io mi metto lì immobile puntando quell'angolo in modo che quando i miei compagni salgono le scale e vedono me immobile a puntare quell'angolo capiscano che c'è qualcuno che sta aspettandone immobile e io immobile lo indico a loro. Ok, quindi adesso io resto lì immobile se non succede niente fino a che non salgono i miei compagni, fine. È Damian che sta salendo le scale perché mi si deve adottare con attenzione anche perché comunque la porta dietro di noi rimane aperta e non sono comunque sicuro che non siamo stati seguiti, sarebbe stato abbastanza che la polizia facile. Non venga a controllare anche peraltro, quindi salgo e finché non arrivo a vedere perlomeno la sagoma del lupo. Vedi dopo poco, vedi che la luce si sta lentamente alzando anche al piano superiore e vedi adesso nella penombra la sagoma del lupo lì fermo immobile col muso puntato. Fammi un tiro di intelligenza, Damian. Giusto per
giusto perché tanto quanto hai di 1000 intelligenza. Tanto farà adesso farà 3-1. Hanno 4. No, ma è solo 4. Ma tutti i tiri della tua scheda sono. Non sei praticissimo di vita all'aria aperta, però capisci che il lupo sta puntando. Hai visto un gattino puntare una preda nella tua vita e quindi riesci a fare un minimo di 2 più 2, collegamento sì. mentale, anche se non è proprio il tuo campo di esperienza. Vabbè, quindi, mi fermo quindi dietro allo stesso angolo in cui c'è lui praticamente. Mettiti pure almeno, visto che abbiamo disegnato questa cruda mappina, puoi metterti pure tu. Ecco. E provo appena a gettare un occhio dietro cercando di capire cosa sta puntando e tenendo il bastone a portata di mano. Ok. Non vedi niente dalla tua prospettiva perché comunque lui sta puntando questo angolo qua. Ok, io comincio via via ad avvicinarmi, quindi, come dire, molto cautamente a rifare la strada che avevo già fatto camminando in avanti. Fammi un tiro di furtività. Anzi, fatemelo tutti e due il tiro di furtività adesso, perché è bello il camminare. Giusto per sapere sulla moquette, sì, ma tu è praticamente ma è più che altro per Damian. Ok. Damien ha praticamente dei suonaggi addosso. Ma com'è possibile che tutti i tiri di Damien sono tutti? Ma questo era un D4 meno 3, insomma, non era facile. Beh, comunque anche il mio D4 è andato male. Cioè, ce la possiamo fare un tiro che non contenga degli 1? Non lo so. Penso. Ah, perfetto, ma anche il suo è andato una merda, quindi non vi preoccupare. Ti stai avvicinando consapevole del fatto che c'è qualcuno in agguato qua dietro e plausibilmente che non si è accorto che voi vi state avvicinando. Damian, okay. Cosa vuoi fare? Tu vuoi stare dietro al lupo aspettando il suo... giusto per capire, dato che abbiamo comunque già avuto modo di interagire il lupo... al di là della forma è, immagino, estremamente pericoloso, se vuole. Sì, diciamo che se l'è vista brutta contro il lupo mannaro, ma era un lupo mannaro. Però sì, nel senso, nessuno ha piacere ad incontrare un lupo selvatico. Diciamo che probabilmente con il lupo mannaro, dal nostro lato, a un certo punto, c'era un lupo delle dimensioni di un pony. Un lupo delle dimensioni di un lupo. No, parlo di quello che posso fargli io eventualmente. Bello, mi piace. Sì, facciamolo. Sì, sarà successo sicuramente. Quindi faccio un vago cenno verso di lui, e indico col bastone la mia statura come se andasse a crescere. Lo osservo con aria interrogativa. E nella penombra, sembra strano, potresti giurare che quel lupo comincia a ridere. Gli vedi allargare una specie di sorriso che mostra i denti e gli incisivi. E con una strana postura inizio a sbattere il bastone sul palmo della mano in punti diversi, balbettando qualcosa che sa di vecchio, parole che cadono con un suono particolare e che quasi non cadono però. E gli faccio aspetta che ti dico come si chiama, perché mi ricordo la versione inglese, ma no, vabbè, ma è crescita rimpicciolimento, immagino, no? Esatto. Sì. Sarebbe bello se ti fosse rimpicciolimento. Penso che crescita sia più interessante. Un lupo delle dimensioni di un gatto sarebbe abbastanza ridicolo. Direi che più che altro il limite delle dimensioni è dato dall'ambiente, nel senso che diciamo che taglia... più di una taglia è difficile che ci stia, si muove. Quindi penso che una taglia in questa situazione sia il massimo. Giusto per darti dei rilievi, poi gli aumenta di un dado la forza e di un punto la robustezza. Quindi. Ok, se mai ne tengo conto. Segnalo tu, Antonio. Se così. E lascio te ovviamente la descrizione. Abbiamo musica inquietante. Ok, ma devi fare un tiro per fare il... Sì. Tiro di lanciare incantesimi. Basta, un attimo che arriva. Ed eccolo un qua, 7. Dai. Ah, bene, quindi
costoso 7, quindi riesci tranquillamente a lanciare il tuo crescita di rimpicciolimento e tu senti la pelle e i peli sul tuo dorso, Matt, che si arricciano, si contraggono e senti questa familiare sensazione, anche se comunque ancora un po' fastidiosa della tua carne, dei tuoi muscoli, del tuo sterico, che cominciano a pulsare, che si espandono piano piano e guadagni una taglia, diventi di queste dimensioni più o meno. Cioè sei Ok. grosso quanto un pony, Un lupo pony. un lupo pony, sei No, viene cavalcabici, battezzato Luponi. lupony. Non giocate troppo con i nomi che sennò poi mi vendico. Ok, Quindi prendi più una robustezza, più un dado in forza e più. E più tanta paura che fa, fondamentalmente. Ah sì, va bene. Ok, però questo ha, diciamo, rivelato il fatto che c'è qualcuno in agguato perché tu hai cominciato a lanciare l'incantesimo che ha delle componenti verbali. Certo. Ok, quindi adesso io vi darei le carte iniziativa giusto per capire chi agisce prima e chi fa prima cosa, ok? Però le do solo a Fabio B, Antonio e Fabio C. Maledizione, una carta vi devo dare. Ok. Allora, asso, K, Q. Il Q ce l'ho io. Da, Che cu. che cool, eh. Allora, da dietro l'angolo, tu Dani e tu Matt che sei lì di fronte, vedi che spunta un simpatico omino barbuto vestito con degli abiti possibilmente etnici, non hai idea, una lunga palandrana con diversi tipi di decorazioni, di foulard di diversi colori, con un turbante in testa. Che vedi che si gira di fronte a te, aveva in mano un filo tenuto in mezzo a due maniglie, probabilmente pronto a strangolarti, ma visto che il suo agguato è andato male, getta la garrotta, tira fuori una specie di pugnale ricurvo. Avete presente il Chris, quello che è come una Ok, serpentina? nel Quindi. momento in cui lui butta giù la carota, io intervengo perché è un Joker. Ero lì che lo aspettavo, mi prendo il tempo di vedere, di dargli il beneficio dell'inventario. Se lui non avesse portato la mano verso il fianco, verso il coltello Chris, non sarebbe andata a finire così. Ma ha fatto questa sciocchezza, dunque gli salto addosso. Baci. Applausi, applausi. Perfetto, aspetta, però devo mettere la musica di angoscia. Mettiamo un'altra musica di angoscia.